Voghera, 39.000 abitanti, luogo di nascita di Valentino e anche mio, città delle 3P, cioè dei pazzi, per la presenza di un ospedale psichiatrico costruito nel 1876 e chiuso solamente nel 1998. Dei peperoni per una loro varietà autoctona della zona e delle prostitute. Una cartolaia. Un'altra prostituta. E non dimentichiamoci poi delle famose casalinghe di Voghera. Ma da qualche tempo questa città è anche il punto di partenza di un'interessante pista ciclopedonale che ricalca il percorso della vecchia ferrovia Voghera-Varzi, di cui si può visitare un bel museo nella cittadina di Pontenizza. Della parte di questa Greenway che da Voghera porta fino a Salice Terme ve ne ho già parlato in un altro video. Partiremo quindi da dove ci eravamo lasciati. Proprio qua davanti alla stazione di Salice Terme parte questo nuovo video dedicato alla seconda, al secondo tratto di Greenway. Casco storto come sempre, mannaggia. Vediamo anche di commentarla, vedere un po' quali sono le possibili magagne, che cosa manca. Fino a qua manca la segnaletica, secondo me. Nota dolente. E vediamo un po' com'è. Secondo me è molto bella, perché il contesto paesaggistico classico del mio repertorio è interessante. Si costeggia il torrente Staffora e ci si inerpica verso la zona collinare, l'alta collina dell'Oltrepò. A dopo. Ragazzi, devo dire, e anche ragazze naturalmente, che questo tratto è molto 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 pregevole, come dice il buon Matte della Compagnia del Pignone, canale YouTube da seguire. È un tratto veramente pregevole, piacevole, ho fatto un mix immerso nella natura, mamma mia, molto bello. Pedalare su questa Greenway, soprattutto in questo tratto dopo Salice Terme, è davvero piacevolissimo, e le feroci critiche mosse verso questa lunga colata di asfalto, seppur giustificate dalla voglia di essere il più possibile green, non possono essere da me condivise al 100%, perché questo tipo di copertura, a mio parere, allarga il ventaglio di fruitori a coloro che, per diversi motivi, preferiscono pedalare su una superficie regolare, magari in compagnia di bambini. E poi dai, parliamoci chiaro, è davvero così terribile trovarsi circondati da questo splendore mentre pedaliamo senza il pericolo costante di essere investiti in una così bella giornata di sole? La Greenway inoltre funge da collegamento tra i numerosi paesini che si incontrano man mano che si procede verso Varzi. Una bella alternativa al viaggio in macchina per raggiungere il borgo vicino e scambiare quattro chiacchiere al bar, magari bevendo un bel bicchiere di ottima Bonarda. Ci siamo già incuneati praticamente tra le colline. La Greenway è sempre molto piacevole, devo dire. Io ho fame, come sempre. Tra poco mangerò il mio bel paninazzo con la bresaola e poi continuerò. Varzi non è lontana, certo. Se ci fosse un bel bici grill con paninazzi con salame di Varzi, ci lascia le penne il salame. Per ora purtroppo mancano proprio dei punti ristoro un po' giù alla buona, perché il casello di Retorbido e il ristorante La Stazione di Salice Terme mi sembrano dei posti un pochino troppo sofisticati per chi magari vuole semplicemente fermarsi, bere una birretta e mangiarsi un bel paninazzo con il salame. Appena superato Bagnaria e ci avviciniamo a grandi falcate, anzi a grandi colpi di pedale a Varzi. Non manca veramente più niente, quasi. In questo secondo tratto di Greenway si perde a volte il contatto con il tracciato originale. Ma in compenso abbiamo una varietà decisamente superiore di curve e strappetti in salita, eppure discese abbastanza ripide,
rispetto ai rettilinei infiniti della parte più in pianura. Wow, quant'acqua, guardate qua. Piove mai per forza. Peccato che finisca qui la Greenway. Beh, sì, sono stati di parola. Arriva fino a Varzi, è veramente lì, proprio in linea con il cartello. Però, dai, portarla, fare quell'ultimo sforzo per portarla magari in città, visto che è una bella cittadina. No, troppa fatica, troppa fatica. Comunque c'è anche il cartello, adesso andiamo a leggerlo. Finisce qui, per adesso sono, vedete, 2 km dal centro della città. Vabbè, potevano veramente, hanno fatto 30, non hanno fatto 31. Comunque mancano le fontanelle, mancano dei posti dove potersi comunque rifocillare, bere, mangiare, non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Quindi, bella, ma c'è un grandissimo ma.